Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei rispondere a un tag che mi ha incuriosito subito quando l'ho visto. Si intitola Il mio lato nerd e mi ha incuriosito perché io, che mi considero una persona assai poco nerd, ho pensato di sfidare me stessa rispondendo a queste domande per vedere se davvero sono così poco nerd come penso. Oppure se lo sono molto di più di quello che credevo. Quindi insieme a voi lancio questa sfida a me stessa e rispondo alle domande di questo tag. La prima è: a che età hai iniziato a usare il PC e perché? Dunque, io ho iniziato ad usare il PC per giocare nel 1986, lontano 1986. Ed era il Commodore 64. A questo proposito vi informo che io tempo fa avevo fatto un video specifico sul Commodore 64, quindi se siete curiosi di andare a vedere la mia esperienza legata al Commodore 64, vi lascio linkato nelle schede questo video. Seconda domanda: quando hai iniziato a navigare sul web e perché? Dunque, io ho iniziato quando internet è uscito, diciamo, perché si trattava comunque della fine degli anni 90, dei primi anni 2000, più o meno in quel periodo lì. Io ho iniziato a navigare sul web principalmente perché ero curiosa di vedere che cosa era questo internet, perché comunque quando internet ha cominciato a diffondersi un pochino, nessuno aveva bene in mente come si sarebbe sviluppato, come avremmo potuto utilizzarlo e sono sicura che nessuno avrebbe mai immaginato che internet avrebbe raggiunto livelli di questa portata. Quindi io principalmente ho navigato perché ero curiosa semplicemente di capire un po' che cos'era internet, che cosa si poteva fare su internet e quindi ho cominciato per questo motivo. Poi piano piano, mentre internet cresceva, mi sono resa conto delle potenzialità che poteva avere, ma all'inizio non ne avevo assolutamente idea. Quarta domanda: quale dispositivo console preferisci per giocare? Dunque, io non gioco né con console né col PC. Però lo facevo in passato, ma non vi anticipo nulla adesso perché ho visto che c'è una domanda specifica, quindi passo alla quinta domanda: quali sono o quali erano i tuoi videogiochi preferiti? Dunque, quali erano? Perché io non gioco più adesso né con console né con PC, però giocavo in passato. Il mio primo videogioco preferito è stato L'eroe Piero, che è un giochino con la grafica degli anni 80 in cui il classico eroe deve andare a salvare la principessa chiusa nella torre e per farlo deve attraversare diversi livelli di difficoltà e diverse avventure. E mi piaceva tantissimo. Poi ce n'era un altro che si chiama Quix, che io facevo volentieri ed era praticamente non so neanche bene come spiegarlo. Praticamente c'erano sullo schermo dei bastoncini che correvano veloci e che andavano a picchiare una specie di puntatore che c'era sullo schermo con il quale noi dovevamo sfuggire a questi bastoncini andando a disegnare dei quadrati, dei rettangoli che poi si coloravano. E a me piaceva perché l'idea comunque di andare a disegnare sul monitor questi quadrati rettangoli che poi prendevano colore mi entusiasmava, ma tenete presente che stiamo parlando degli anni 80, quando i giochi comunque erano quelli e quando una qualsiasi cosa potesse accadere sul monitor affascinava. Quindi insomma parliamo davvero di altri tempi. Giochi invece un pochino più recenti che ho fatto insieme al mio compagno quando ero più giovane, perché parliamo di un'età compresa tra i 20 e i 25 anni più o meno in quel periodo, io con lui ho giocato in particolare a Alone in the Dark, forse eravamo arrivati fino al quarto, poi abbiamo fatto Resident Evil e credo i primi due forse avevamo fatto, tra l'altro il primo l'avevo fatto tutto in francese perché non avevo trovato la versione gratuita in italiano, l'avevo trovata solo in francese, quindi mi sono fatta tutto il giochino in francese, ma per fortuna è una lingua che comprendo, quindi ho potuto farlo. E poi un altro gioco che abbiamo fatto insieme è Monkey Island e avevamo fatto, mi sembra, 1, 2, 3. Poi avevamo iniziato il quarto, ma non l'abbiamo mai finito. E questi sono i giochi che io in passato avevo fatto. Prossima domanda: che cartoni animati preferivi?
Dunque, io quando ero bambina guardavo non tantissimi cartoni animati, ma ero affezionata ad alcuni in particolare, e stiamo parlando dei Puffi. I Puffi io li guardavo fin da quando ero piccola, li guardavo sempre tutte le sere e mio padre mi raccontava che i Puffi iniziavano, non so, alle 8 di sera, faccio un esempio, e io già alle 7 e mezza accendevo il televisore, mi mettevo lì davanti e aspettavo che iniziassero, quindi con un larghissimo anticipo. E questo proprio da piccola, quando avevo 2 o 3 anni, insomma, quell'età lì. Poi, quando sono cresciuta un po', ho cominciato a guardare Heidi, guardavo un cartone animato che si chiama Lovely Sara. Guardavo Candy Candy, poi ogni tanto ne guardavo anche qualcuno così a spot, nel senso che guardavo qualche episodio, ma magari non lo seguivo proprio tutto per intero. Mi ricordo Mila e Shiro, Ollie e Benji, insomma tutti quei cartoni animati lì degli anni 80. E però diciamo che i principali, quelli che io preferivo, sono questi. Poi, prossima domanda. Come consideri la gente che fa il cosplay e partecipa alle convention? Beh, io penso che ognuno sia libero di fare quello che vuole, quello che più gli piace, quindi io non considero in nessun modo queste persone, nel senso le considero persone che fanno una cosa che a loro piace e che gli fa piacere fare, quindi a me non crea nessun problema. Io personalmente non sono interessata, non lo farei perché non mi interessa, però chi lo vuole fare, ben venga, nel senso non nulla in contrario per le persone, contro le persone che lo fanno, ecco. Poi, ti piace leggere manga e fumetti? Non particolarmente. Manga non li ho mai letti. I fumetti, ho letto, l'unico fumetto che io ho letto davvero dall'inizio alla fine è stato Diabolik quando ero alle medie. Nell'età delle medie leggevo Diabolik e mi piaceva, e poi ho letto qualche Dylan Dog in età un po' più adulta, ma comunque qualcuno qua e là, quindi non sono un'appassionata di fumetti e di manga. Che genere di libri ti appassiona di più? I thriller. I thriller sono i libri che mi appassionano di più, li considero avvincenti, li considero libri comunque dalla suspense, quando sono scritti bene, ovviamente. Dalla suspense molto, come dire, forte, dinamica, quindi insomma mi piacciono molto i thriller. Quali sono le serie TV preferite? Dunque, sulle serie TV ho qualcosa in più da dire. Io ultimamente sto guardando con il mio compagno una serie TV che mi sta prendendo tantissimo e si tratta dei Borgia. Abbiamo visto la prima e la seconda stagione, adesso stiamo guardando la terza in streaming. So che ce ne sono due versioni. Io non mi ricordo sinceramente chi è il regista della versione che sto guardando io, però so che una delle due versioni non mi è piaciuta per niente, invece quella che sto guardando adesso mi piace molto. Vi lascio magari la foto così riuscite a capire di quale delle due sto parlando, perché in questo momento mi sfugge. E devo dire che questa serie TV mi sta veramente appassionando, è fatta molto bene e mi piace tantissimo. Inoltre, essendo una serie TV storica, perché parliamo dei Borgia, quindi di un periodo storico particolare, devo dire che sto anche imparando delle cose che non conoscevo, quindi anche da quel punto di vista mi sta anche istruendo un po' su un periodo storico che comunque conoscevo poco, non così bene, ecco. Poi un'altra serie TV che mi è piaciuta tantissimo e che ho guardato in tutte le sue stagioni, in tutte le sue puntate, è Downton Abbey. Downton Abbey è un'altra di quelle serie TV che secondo me è ben fatta ed è veramente qualcosa di particolare e di unico, perché io non ho mai trovato una serie TV che mi piacesse così tanto e che fosse fatta veramente così bene, anche nello studio dei personaggi, delle storie dei personaggi. Insomma, veramente mi ha appassionato moltissimo. Poi io in passato ho guardato tutte le 8 stagioni di Streghe, perché anche Streghe mi è piaciuta tantissimo. Mi piace Bones, mi piace Ghost Whisperer, che adesso vabbè è finita perché hanno fatto l'ultima stagione, siamo arrivati alla conclusione, ma anche Ghost Whisperer io lo guardavo e mi piaceva tantissimo. Mi piaceva True Calling, che però hanno interrotto bruscamente a metà della seconda stagione, quindi non ho mai saputo come andava a finire, perché non l'hanno proprio fatta nemmeno poi negli Stati Uniti, non è più stata riprodotta. E poi c'è un'altra serie TV che guardo volentieri con il mio compagno, è una serie TV molto vecchia perché è degli anni 80, si chiama Quantum Leap,
Però la guardo volentieri, è uno scienziato che a seguito di un esperimento andato storto comincia a viaggiare nel tempo e si ritrova sempre nel corpo di qualcun altro e finché non riesce a risolvere il problema di quella persona non riesce a liberarsi di quel corpo e a andare avanti, fare un altro salto nel tempo. Quindi insomma è molto leggera, molto carina, ha anche dei toni ironici e divertenti, ma veramente mi piace e mi rilassa tantissimo. Ci sono alcune di queste serie TV che ho nominato sulle quali ho fatto la recensione, quindi vi lascio magari nelle schede e anche in descrizione i link dei video, così magari se volete saperne qualcosa di più potete andare a vedere. L'unica cosa che vi dico di tenere presente che erano i primi video che facevo, quindi abbiate pietà perché sono video, come dire, erano i primi che facevo, quindi non dico altro. Andiamo avanti. Qual è il tuo film preferito? Dunque, il mio film preferito è Via col vento. È una domanda alla quale ho risposto in un sacco di tag e rimane sempre Via col vento. Però, siccome non voglio dare sempre la stessa risposta, perché tanto ormai lo sapete che Via col vento, vi dico anche un altro film che, anche se non è il mio preferito in assoluto, rientra nella cerchia dei miei film preferiti ed è Nuovo Cinema Paradiso. È un film che riesce veramente a commuovermi, a scatenarmi delle sensazioni veramente di commozione e profondità, e quindi lo cito perché insomma mi sembra giusto anche citarlo. E tra l'altro l'hanno fatto di recente in televisione, quindi l'ho rivisto per l'ennesima volta perché l'ho visto un sacco di volte. E stranamente questa volta mi sono anche commossa, perché solitamente non mi succedeva, nel senso, pur essendo un film commovente, profondo, non suscitava particolare commozione. Questa volta devo dire che mi sono commossa, ragazzi, io non so che dire. Boh, è così, questa volta è andata così. Vado avanti. Quale cellulare possiedi e ne sei soddisfatta? Io possiedo un Nokia Lumia 820. E sì, ne sono soddisfatta. Devo dire che purtroppo non lo faranno più perché ha dentro sistema operativo Windows, che penso di essere rimasta l'unica ad averlo, e non lo faranno più. Purtroppo a me dispiace perché io mi trovavo benissimo, quindi purtroppo poi dovrò cambiare quando si romperà, però io ne sono soddisfatta, io mi trovo bene, mi piace, però vabbè, non me lo fanno più, non so che dire. Cosa ti piace di più della tecnologia? Dunque, a me della tecnologia piace il fatto che riesce veramente ad abbattere i confini geografici, riesce a velocizzare tantissimo la comunicazione. Con la tecnologia si riescono a fare un sacco di cose che prima era impensabile fare, come ad esempio nel mio caso, lavorare con internet, lavorare con la tecnologia, quindi è assolutamente fantastico, però. A parte internet, a parte tutte le cose social legate al computer, legate a queste cose, quello che più di tutto mi piace della tecnologia è che grazie a questa negli ospedali sono possibili oggi delle diagnosi che tanto tempo fa erano impensabili. Quindi, al di là del fatto che noi su internet ci svaghiamo, ci lavoriamo, ci piace perché appunto abbatte i confini, eccetera, dobbiamo anche pensare che la tecnologia ha un ruolo importantissimo nella medicina e nella scienza, quindi la diagnosi, la terapia, la ricerca. E questo è quello che davvero mi piace di più della tecnologia, quindi è veramente qualcosa di fantastico. Pensate a che cosa veramente può fare la medicina con la tecnologia, ad esempio tutti quegli interventi che una volta erano considerati grandi interventi, molto invasivi, oggi magari si possono fare con il computer, grazie al computer, con un mini intervento, con qualcosa di mini invasivo, quindi veramente la tecnologia è una grande cosa. Il tag finisce qui, chiede di taggare qualcuno. Io vorrei taggare tutti, quindi tutti quelli che vogliono fare questo tag sono liberi di farlo. E quindi, ragazzi, via libera veramente a tutti. Se lo fate, magari fatemelo sapere, così qualora il vostro video mi sfuggisse, io lo vado a vedere volentieri. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.